Mi chiamo Miriam. Io sono Giovanni. Andrea. Irene. Tommaso. Soprannome. Bibi, scritto Beb. Elvise. Lalla. Trio. Fele. Ladi. Mario. Ceci. Pia. Figlio. Evelyn. Fra. Gio. Murgix o Murgi. Lomba. Maria. Andri. Il mio vero soprannome è Dana. Luraschi. Cash. Dani. Marcus. Tasil. Wikibaldi. La prima volta che ho preso il mio cellulare è stato in quinta elementare. Me l'hanno regalato subito dopo la mia crisi. Alla settima? I miei genitori, della verità, non volevano darmelo. Volevano darmelo, ad esempio, in terza media. In estate, dopo che ero andata in piscina. A ottobre del 2015 sono andata alla Medjugorje con mio padre. Abbiamo comprato un Nokia di quel touch. Era un Samsung Galaxy. All'inizio avevo un telefono vecchissimo, senza SIM, senza numero. Teoricamente a mia sorella aveva regalato un altro telefono e quindi a lei è passato quello che aveva lei. In occasione del suo compleanno, che è in ottobre, quindi appena iniziata la prima media. E avevamo deciso io e mio marito di regalarglielo proprio perché il passaggio alla scuola media era importante che lui avesse comunque un mezzo di comunicazione suo per comunicare con i suoi compagni. Il momento in cui abbiamo deciso di dargli il cellulare alla fine della quinta elementare come regalo della promozione. Noi gli avevamo dato nel periodo di Pasqua, gli avevamo messo la SIM dentro al contenitore del Kinder. Alla fine della seconda abbiamo media, abbiamo capito che cominciava a essere in difficoltà con, come dire, la socializzazione con i gruppi. Un po' ti condiziona il fatto che tutta la classe ce l'ha e lui è l'unico che non ce l'ha. La reazione è stata bellissima perché non se l'aspettava e nel momento in cui ha sentito squillare questo cellulare gli ho detto: beh, non vai in camera, c'è qualcosa che squilla. Ho detto: oddio, che bello. Cioè, ero felice, ero eccitata perché era il mio primo telefono, ero abituata sempre ad usare quelli di mia madre. Cioè, ero contento, però non so che usare. Io innanzitutto ero felice perché il primo cellulare è sempre diverso dagli altri giochi. È una scatola tipo grande così. L'ho ammirato, diciamo, il mio primo cellulare. Mi sono promesso di tenerlo il meglio che potevo, cioè di non spaccarlo subito appena l'avevo. Appena l'ho preso in mano ho pensato a cosa ci potevo fare. L'ho acceso, ho aperto l'App Store e ho trovato ogni singola cosa che poteva interessarmi. Poi ho cominciato a scaricare un sacco di applicazioni che ho sentito che tutti avevano. Tutti i giochi che mi piacevano. Per cercare le applicazioni più importanti per me. Ho iniziato a mettere subito lo sfondo di schermata e per i primi giorni ero solo su WhatsApp e usavo solo quello. Ho chiesto i numeri. La prima cosa che ho fatto è memorizzare i numeri. E poi ho iniziato a parlare con i miei compagni di classe. È stato bello perché ho iniziato a interagire con i miei compagni. Sono andata su Play Store e ho installato WhatsApp. E ho scaricato Poo e ho giocato. La cosa che mi interessava di più era presentare i colori. E naturalmente la prima app che ho scaricato dopo WhatsApp è stata Instagram. Ad esempio prima dovevo usare il telefono di mia mamma per mandare messaggi ai miei amici quando uscivano e adesso posso fare le mie cose anche in privato. I miei genitori mi hanno dato delle regole dicendo che quando mi devo scaricare un'app prima glielo devo dire. All'inizio mi hanno detto non scaricare app senza che ti diamo il permesso. Se scaricavo le applicazioni di non mettere mai il mio cognome perché ero piccola. Non usarlo troppo perché stare attenta a quello che faccio. È tuo, non usarlo troppo e usalo bene. Mi hanno detto semplicemente di essere prudente e di non sostituirlo allo studio. Innanzitutto mi hanno detto evita di romperlo perché ti durerà per tantissimo. E che non me lo ricompravano. La SIM me l'hanno data dopo qualche mese. Quando ho scaricato Instagram mi hanno detto di mettere il profilo privato. E di non guardare cose strane. Di stare attento ai siti non sicuri. Di non condividere cose strane. Non usarlo per cose tipo brutte. Di non scrivere a persone che non conosco. Non posso mandare messaggi a chi voglio. All'inizio ho un limite per cui giocare, cioè per cui stare al telefono. Mi hanno detto di usarlo solo mezz'ora al giorno. Perché sennò magari
Posso metterci anche il triplo del tempo, fare i compiti. Finalmente avere un telefono mio dove potevo anche gestire tutte le mie cose. Vi ho detto usalo con la testa. Abbiamo già parlato di tante cose, di stare attento. Non voglio che vai sui vari social così. E il primo impatto è stato, ha scaricato un po' di giochi e lo usava prevalentemente per giocare. Noi abbiamo regalato il cellulare corredato del manuale d'uso. Abbiamo steso una sequenza di regole. Le regole sono concordate con i ragazzi chiaramente e siglato dai genitori e dal figlio. Abbiamo proprio fissato un contratto. Vedeva già la sorella che lo utilizzava con certe regole, comunque sa quali sono i pericoli perché ne abbiamo parlato con la grande e anche poi con lei. Un rischio che vedo abbastanza presente, curiosando così fra le... sicuramente quello del cosiddetto cyberbullismo mi sembra il rischio più grosso. Io glielo controllo. In questi anni non esiste più di tanto privacy per lui, cioè lui sa che quando vogliamo noi glielo ritiriamo e guardiamo cosa c'è dentro. Mi dai la possibilità di accedere al tuo cellulare. Mia mamma mi guarda il cellulare regolarmente, tipo ogni giorno, sa la password, se la cambio vuole saperla e mi controlla WhatsApp. Soprattutto per WhatsApp, però. Se questa è di WhatsApp, mi dà fastidio. Poi ho iniziato a scoprire che in realtà si può andare sui social senza dirlo alla mamma e l'ha fatto più volte, ma la mamma l'ha scoperto più volte e quindi niente, c'è stato un momento di panico, nel senso che comunque per quanto mi riguarda ho detto oddio adesso cosa faccio e il primo impatto è stato gliel'ho portato via. Poi però ho iniziato a pensare che non era il caso, nel senso che dovevamo imparare a convivere con questa cosa. Diventa secondo me anche un modo sempre per responsabilizzarlo di più. Ho sentito che stavo diventando più grande e quindi avevo anche bisogno di entrare un po' nel mio mondo. Mi sono sentita indipendente, anche se comunque sapevo di avere una grossa responsabilità. Quando avevo il cellulare vecchio mettevo la password, adesso che non la metto non lo controllano perché si fidano. I social, quando iniziate ad usarli, non insultare mai la gente. Capire anche cosa installare e pure che foto mettere. Di cercare di usarlo non troppo, cercare più magari di uscire con i miei amici invece che stare sul telefono. Quando abbiamo creato dei gruppi per uscire con gli amici, quando siamo riusciti a organizzarci via WhatsApp per fare una cena tutti assieme. Magari diventavo troppo asociale, lo usavo troppo, oppure quando stavo in compagnia con gli amici l'unica cosa che facevo è prendere il telefono e iniziare a guardare social oppure scrivere con altre persone. Sono data anche io dei limiti perché se no magari trascuravo anche certe persone o più che altro i miei hobby. Ho conosciuto delle ragazze della mia età su social, siamo diventate amiche e ci scriviamo alcune volte. Grazie al telefono riesco a parlare con persone che nella realtà faccio più fatica. Fidanzamento. Riesco a scrivere magari messaggi che non riesco a dire a voce. L'ultima cosa qui per me, comunque adesso è stato bellissimo avere un telefono. Perché senza è difficile starci. Non è stato questa grande cosa come mi aspettavo, però comunque finalmente avevo un cellulare, lo chiedevo da tanto. Da quel momento comunque la mia vita è cambiata, non totalmente, però comunque avevo un cellulare.